Sono usciti in questi giorni i risultati di un sondaggio commissionato dal Partito Democratico, 30 punti tra Lecce e Alente, secondo lei è vero? I sondaggi sono utili ai partiti che li fanno ed è corretto che li facciano, meno corretto quando vengono utilizzati per farsi campagna elettorale. Io ritengo che anche il PDL abbia fatto dei sondaggi e li abbia fatti anche quando ha puntato su di me come candidato di riferimento, scegliendo una persona della società civile per appoggiarla. Non ritengo che il PDL sia un partito che non faccia sondaggi, anzi sappiamo che sono nati all'interno del PDL i sondaggi. Per cui io non do molto peso a questa tipologia di sondaggi. Penso anche che questi sondaggi siano legati a, e anche deformati in un'ottica di guadagnare qualche punto. I sondaggi veri sono quelli che si fanno nelle urne e nel primo turno. Lei è sereno? Ma mi sembra assolutamente di sì. Abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa in cui un esperto economista epidemiostatistico può spiegare con, nel merito del sondaggio come lo stesso sia soltanto fuorviante in un momento di campagna elettorale molto delicato come questo. Anzitutto viene utilizzato un metodo CATI su un campione ridottissimo, solo 800 telefonate, le telefonate sono poche, avrebbero dovuto essere circa 2000 per essere significative. Il sondaggio rileva un gradimento nei confronti del candidato De Matteis esattamente pari a quello del candidato Cialente. Poi però questo orientamento non si coagula in un voto per il candidato De Matteis, se non in minima misura. È anormale secondo lei questo? Assolutamente anormale. Anzitutto non è corretto, da un punto di vista metodologico, cancellare gli altri candidati, se ne considerano soltanto 4 su 7. Questo non capisco, è un sondaggio sulle comunali perché si tirano via dei candidati. La statistica storica, non predittiva, la statistica storica ci dice che l'orientamento di voti alle comunali è particolarmente complesso perché tiene conto di un antefatto essenziale. L'antefatto essenziale è che il sindaco Cialente ha governato 5 anni. Non può essere un sindaco da marciapiede che promette l'opera pubblica e l'elettore gli ultimi 10 giorni vota Cialente. Chiaramente l'antefatto sono i 5 anni di governo della città, buoni o cattivi che siano, a seconda del giudizio dell'elettore. Ora, questo antefatto non viene minimamente considerato nel sondaggio, tant'è che Cialente incassa esattamente i voti delle sue liste e viceversa. Quindi non ha né valore né disvalore aggiunto. È anche un po' sua alle sue liste. Certo. In verità De Matteis, secondo il sondaggio, invece ha delle liste che non tirano e qua c'è la forte contraddizione. Non vengono considerate le persone. Scusa, voti MPA? MPA, boh. Questo tipo di domande privilegia i partiti conosciuti, i partiti grandi, che hanno una notorietà nazionale. Diversa sarebbe la domanda se si chiedesse: voti il partito MPA, che è quel partito che contiene i Ruggeri, gli Imprudente, che hanno avuto 5 anni di esperienza amministrativa e che hanno una propria specifica. Voi avete fatto questa domanda? No, noi non. I sondaggi con metodo CATI, in realtà aquilana, non hanno gran senso. Avrebbero senso fatti fra una settimana, quando i candidati hanno lavorato sul territorio e si è formato l'orientamento di voto delle comunali, che tiene conto dell'antefatto, cioè il governo e il sindaco uscente, il carisma dei sindaci entranti, diciamo così, e le liste, che non si può prescindere dalle liste per fare un sondaggio sulle elezioni comunali. Massimo Cialente per il PDL, per L'Aquila Città Aperta, il sondaggio del PD non è troppo attendibile. Vabbè, che devono dire? No, sta anche sul sito del Ministero degli Interni, come è previsto dalla legge. Questo è un sondaggio vero che poi è uscito, perché nel momento in cui si fa con un istituto serio, secondo quelle che sono le modalità scientifiche della statistica e i termini della legge, va pubblicato, quindi è vero. Il problema invece, io rivolgo a lei una domanda, lei crede che il centrodestra non abbia fatto in questi mesi, anche ultimamente, un sondaggio? Prima domanda. Io credo li abbia fatti, e se li ha fatti, perché non li ha pubblicati? Perché? Perché secondo me sono dati questi che ribattono, come si può vedere, mostrano un miglioramento. C'era stato un altro nel mese di dicembre,
2011, un altro nel mese settembre, e c'è stato un progressivo miglioramento della posizione del centro-sinistra ed anche della mia, mentre credo che i sondaggi loro registrino, oltre a confermare questo sondaggio, poi i sondaggi per male insomma possono divergere di poco, però sono quelli, e che mostra questo dato. È chiaro che per loro è una situazione difficile.